Bella ragazzi, bentornati su FIFA It, qui come sempre Tiz. Allora, andiamo avanti con la nostra carriera. Questo qua è un episodio molto importante perché faremo queste ultime due partite di Barclays e poi dopo ci addentreremo nel mercato di gennaio. Quindi sicuramente un periodo importante della nostra carriera che andrà sicuramente seguito col fiato sospeso. Poi il mercato di gennaio che ci terrà occupati anche nei prossimi 2-3 episodi. Quindi diciamo è un periodo favorevole per seguire FIFA It e la nostra carriera. La nostra classifica ci vede in questo momento sesti, ma con una partita in meno, vincendo potremmo agganciare Liverpool al quinto posto in zona Europa League, quindi secondo me siamo in una posizione comunque buona. La formazione è un po' rimaneggiata perché molti giocatori erano stanchi e proprio Bernardeschi in posizione di COC, cosa molto nuova, e vediamo se riuscirà a cavarsela davanti. Lukaku gli do un'altra chance dal primo minuto, anche se non mi è piaciuto fino ad ora come ha giocato. E andiamo ad affrontare lo Stoke City, che è una squadra comunque ostica, bisognerà stare attenti. È una squadra che l'anno scorso seguivo un po' il calcio inglese e notavo che è un po' una mangia grandi, quindi bisognerà stare molto attenti contro lo Stoke City, ma noi abbiamo ripreso il nostro periodo di forma e sicuramente faremo una buona partita, me lo auguro. Quindi andiamo a vedere come ci saranno gli highlights di questa partita che giocherò in questo momento. Campbell velocissimo, cross dentro, non ci arriva Lukaku. Ancora Campbell, va sul fondo, cross dentro, non ci arriva Lukaku, attenzione. Lukaku! Arriva il gol dell'attaccante belga. Stavo appunto dicendo nello scorso episodio che Lukaku non mi piaceva, in questo caso però si è fatto trovare veramente come un rapace vero sotto porta. Rivediamo qua, difensore spazza male, McGeady la prende di testa, la passa a Lukaku che stoppa col destro e tira con l'esterno sinistro, un tiro imparabile ed è gol di Romelu Lukaku, che sicuramente, come dicevo, non ha fatto un buonissimo inizio ma è un grande talento ed è uno dei punti di forza del nostro Everton. Subito arriva l'uno pari, e vabbè, inizia subito così la partita con due gol. Qua buono, non ho neanche capito come hanno fatto sinceramente, ho visto solo cadere Coleman. Vabbè, subito proprio hanno ribaltato l'azione, qua Ward non poteva fare molto. Vabbè, entusiasmo per il gol di Lukaku e poi subito ci hanno rimesso i piedi per terra, uno pari, vabbè. Ripartiamo. Lukaku, McGeady, il tiro, parata, deve spazzare lo Stoke, però invece di spazzare diventa quasi un assist per Diouf, anzi lo è, e quindi può partire l'attaccante dello Stoke, ex Hannover. Klassen, non me ne frega niente, parto con lui. Klassen, Bernardeschi, Campbell, tocco e tiro, calcio d'angolo, dai, porca miseria. Abbiamo riempito di tiri la loro porta, siamo ancora 1-1, Baines, palla dentro, Stones si stacca, gran colpo di testa, calcio d'angolo ancora. Begovic avrà vite difficilissime, facciamo spaccare le mani oggi, tornerà a casa col ghiaccio sulle mani. Campbell deve provare il tiro da fuori, ancora miracolo del portiere, ma non durerà 90 minuti un miracolo così, non esiste né in cielo né in terra, solo Roberto dell'Olympiakos può fare queste cose. Avanti, vabbè, vediamo, 7 tiri a 1 e siamo 1 pari, questo vi fa capire più o meno come sta andando la partita. Un Everton finalmente, come piace a me, coi coglioni, ma davvero con le palle durissime. Campbell è velocissimo, non lo prende nessuno, tranne il terzino dello Stoke è più veloce di lui. Palla dentro, traversa di Lukaku e poi arriva il gol, finalmente 2-1 Everton, doppietta di Lukaku che si sta riscattando molto in questa partita. Qua gli hanno messo un piede sul braccio, comunque come vedete stadio che esplode, siamo in casa, tifosi entusiasti. Qua traversa di testa, poi
il gol di destro da parte di Romelu Lukaku, 2-1, finalmente, come dicevo prima, non poteva durare all'infinito ed è arrivato infatti il gol del 2-1 con una partita strepitosa da parte nostra. È forse la partita più bella da quando ho iniziato la carriera. Mi sta piacendo molto finalmente il mio modulo, la mia tattica. Mi sento un allenatore vero perché ho plasmato la squadra sulle mie esigenze di gioco. Ora però attenzione, perché non voglio lo stesso errore di prima, che dopo il gol ci siamo distratti e abbiamo subito il pareggio. Rabiot. Palla su. Lukaku. Il tiro di Lukaku, parata, calcio d'angolo. Grande Everton in questa partita. Se non fosse per Begovic saremmo a un punteggio molto più alto in questo momento, che è il semplice 2-1. Palla dentro, Rabiot di testa. Niente di che. Il suo colpo di testa. Occhio, pericolo, ma c'è Stones, molto bravo. Rabiot purtroppo non difende bene la palla. Come regista ottimo, in possesso palla è forte Rabiot, ma in fase di non possesso è scadente. Avendo solo un CDC in questa formazione, che è una formazione molto offensiva, non possiamo dipendere solo da Rabiot dietro. Quindi purtroppo lui non è ancora pronto per fare il ruolo di cui ho bisogno nella mia nuova formazione. Finisce la partita. Vinciamo 2-1, molto 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 bene, un'altra vittoria, agganciamo il Liverpool al quinto posto, 11 tiri a 3, insomma veramente complimenti. Liverpool ha perso anche col Burnley 2-1, quindi abbiamo la possibilità davvero di risalire la classifica in questo momento. Comunque ho chiesto informazioni su Babacar, costa solo 2 milioni e 8 perché è in scadenza, ho chiesto un po' di informazioni per un sacco di giocatori in realtà. Perché? Perché ci stiamo avvicinando al mercato. Aspettate che c'era un'altra email che, vabbè, qua ovviamente chiedono tantissimo per la casette. Andiamo un secondo su ufficio perché avevo fatto... Ok, no, avevo chiesto più fondi ma mi hanno bocciato la domanda. Ecco, forse non era l'ideale fare quello che ho fatto, visto che già non sono visto molto bene dalla dirigenza dopo l'inizio di campionato, però... Siamo a meno 5 dalla vetta e in questo momento siamo a pari merito con Liverpool, che ha già giocato e ha perso. E noi siamo a 8 vittorie, abbiamo subito solo 16 gol, la seconda miglior difesa dopo lo United. Vincendo andremo a 32 punti, che sarebbe il terzo posto, quindi come vedete era una crisi solo apparente, perché in realtà tutte le squadre... non potevano di certo vincere tutte le partite in un campionato difficile come quello della Barclays. Sistemo la formazione, metto dentro un po' di titolari che non c'erano più e poi andiamo a sfidare anche il Newcastle per l'ultima partita di questo anno. Eto'o trova molto bene Baluli, scarta due giocatori, fa il cross, non c'è nessuno in mezzo. Januzaj ruba palla. Januzaj, fallo però qua, ecco infatti fallo, si arrabbia anche Januzaj, grande personalità. Barclay butta la palla in mezzo, ci arriva Baluli, mamma mia, nessuno interviene su questo colpo di testa, che quindi sfiora il palo ma finisce fuori. Ruba palla Januzaj in maniera ottima, palla dentro Eto'o, mamma mia, palla fuori, purtroppo finisce il primo tempo 0-0, non è facile affrontare il Newcastle, adesso ci accorgiamo del motivo per cui sono terzi, veramente grande solidità difensiva e grande pressing, corrono e lottano su ogni pallone, quindi è molto difficile affrontarli. Comunque vabbè, Baluli era un po' stanco, preferisco mettere Mireias come COC e McGee di largo, vediamo cosa riuscirà a fare Mireias in quella posizione. La formazione ho capito che è quella giusta, però ovviamente gli interpreti cambiano, li variano continuamente. Poi interverremo sul mercato sicuramente a comprare un po' più di trequartisti per il nostro modulo. Palla su, Eto'o è in posizione regolare, Eto'o si allarga, poi tira a incrociare, gol di Samuel Eto'o. E qua, veramente, Newcastle ora... è in difficoltà, si accorge che percepisce l'aggancio dell'Everton su questo tiro di sinistro di Eto'o. 0-1. Gol.
tutte le volte che segno, dopo pochi minuti segnano anche gli avversari. È successo con lo Stoke, è successo anche adesso con Newcastle. Il gol di Rivière. Niente, bisogna rifare tutto di nuovo. Però dobbiamo stare molto attenti in fase difensiva. Non è possibile che concediamo queste cose. Barkley, cross dentro, Eto'o non ci arriva. E qua, ragazzi, la partita si infiamma dopo questo 1-1. Mamma mia, incredibile, pressing del Newcastle, difficilissimo rubargli palla in questo momento della partita. E ripeto, peccato davvero perché avevamo occasione di avere la partita in mano e invece adesso sull'1-1 stiamo anche rischiando, entra Pace Demba Cissé. E arriva un palo, penso proprio di Cissé appena entrato. E vabbè. Dovremmo stare molto più attenti in futuro a non concedere questi gol appena andiamo in vantaggio. Januzaj. Dai, 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 dai. Lunga, 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 lunga. Palla lunga. Baines. Potrebbe essere fermato. È così. Da Moussa Sissoko. Però rimessa laterale vicino alla porta avversaria. Januzaj. Stop. Cross dentro. Ci arriva Krul, il portiere olandese. Che fatica! 2-1 Newcastle. Non ne posso più, ragazzi, tutti questi tocchettini. Tac, tac, tac. È odioso veramente affrontare squadre così. 2-1 Newcastle, vabbè. Va bene. Niente, finisce la partita. 2-1 per il Newcastle. Davvero un grandissimo peccato. Stavamo vincendo, avevamo la partita in pugno. Abbiamo concesso subito un gol. Dopo il nostro, che ha portato all'1-1, poi nel finale era impossibile rubargli palla questi qui. E purtroppo è arrivato alla fine il 2-1 per loro. Peccato, c'era l'opportunità per fare l'aggancio e arrivare al terzo posto. Invece adesso rimaniamo dietro, veniamo anche raggiunti dagli inseguitori. Quindi veramente un gran peccato. Comunque, vabbè, non pensiamoci, siamo adesso a gennaio, il mercato è aperto. Ho offerto un rinnovo di contratto a Garbutt, ha accettato. E qua tutti e due sono contenti, sia Bernardeschi che Mirallas, mi fa molto piacere. Ora, purtroppo, subito di primo di gennaio c'è subito una partita con l'Hull City. Avrei preferito avere qualche giorno per fare un po' di acquisti, però vabbè, giocheremo anche quella. Nel frattempo però vado un secondo su vendi giocatori e vado a vedere i giocatori che ho messo in vendita. Vabbè, ovviamente Pennington, poi Kone ho messo in vendita che ha 31 anni. Alcaraz ne ha 32, Barry ne ha 33, e poi ho messo in vendita McCarthy perché comunque no, in realtà lo tolgo dalla lista mercato perché usandolo adesso col nuovo modulo mi sono accorto che rende, quindi col nuovo modulo ha ritrovato spazio. Invece Barry a 33 anni prende anche uno stipendio molto alto, lo stesso vale per Kone. Alcaraz non ha praticamente mai giocato, anche lui ha 32 anni, Pennington perché è veramente troppo scarso. Noto che sono saliti un po' di giocatori, andiamo a vedere su Rosa, cos'è Info Squadra? Sì, Info Squadra, andiamo a vedere chi è salito. Allora, Howard più 2, Stones più 1, Shar ancora 0, Mirallas più 1, McCarthy più 2 addirittura, Baluli più 3, vabbè, lui si è inserito subito nella squadra, strepitoso questo Fares Baluli. Barkley più 1, Eto'o più 2, Kone meno 1, Jagielka meno 1, Azu più 1, vabbè, Pesic più 1, Mekidi più 1, Rabiot più 1, Campbell più 2 addirittura, questo è molto positivo. Campbell, guardate che statistiche pazzesche che ha, è veramente un gran esterno, l'abbiamo preso a pochissimo. Anche Klassen più 2 e anche lui niente male direi come COC, davvero forte. E vabbè, poi ci sono i giovani che stanno salendo un po', tutti con, tranne, vabbè, vedete Alcaraz meno 2 addirittura, però i giovani stanno salendo tutti col più 2, più 3, quelli in prestito, quindi abbiamo fatto bene a mandarli in prestito. Ora c'è la partita con l'Hull City, però prima vorrei andare un secondo a vedere su lista preferiti i giocatori che avevo messo nella lista preferiti per dei possibili acquisti futuri. Vabbè, 9 milioni per Scuffetti in questo momento non li possiamo spendere. C'è un portiere più raggiungibile che in questo momento è Perin. Però Howard continua a fare bene e io aspetterei forse la prossima finestra di mercato per andare a acquistare un portiere.
Invece terzino destro c'è un terzino in scadenza che ha un gran talento, si chiama Elliot Hewitt dell'Ipswich Town, che è appunto come dicevo in scadenza e ha un ottimo potenziale, un gran talento molto veloce, secondo me è il terzino destro giusto per sostituire Coleman quando Coleman è stanco, quindi chiedo informazioni per lui. Ranocchia in questo momento no. Ho dato un'occhiata a Balanta, che è un difensore della Colombia che ha giocato molto bene ai mondiali, che mi sembra anche molto forte in questo gioco. L'alternativa a lui è Antonio Rüdiger, anche lui difensore molto giovane dello Stoccarda, che è tedesco, anche se non sembra. Terzino sinistro, vabbè, Alex Telles è sempre nel mio mirino, ma penso che costi tantissimo. Passiamo al centrocampo, ho visionato Baselli, anche perché è italiano, ma soprattutto perché mi sembra un buon talento, secondo me starebbe molto bene lì a centrocampo dove adesso ci sono Rabiot e McCarthy. E qualche altro centrocampista, vabbè, c'è Ruben Neves, che ha 17 anni del Porto, è un grandissimo talento. Però in questo momento non saprei bene dove metterlo perché è un CC e la mia squadra invece ha più OCOC, quindi devono essere più rapidi, con più tiro e più visione, oppure dei CC che però stiano in difesa alla McCarthy, perché ovviamente lì nella mia formazione, che è il 4-5-1 offensivo, c'è un solo centrocampista in mezzo, non posso mettere un centrocampista che non sia solido e difensivo. In scadenza c'è Fabian Delph, ma stesso discorso, cioè a me piacerebbe molto prenderlo, probabilmente gli offrirò di passare a fine contratto a noi in modo da prenderlo veramente gratis. Però è più un centrocampista che farebbe bene se affiancato da qualcuno, non da solo nella nostra formazione. Però comunque io un'offerta gliela farei, anzi la faccio adesso. Contatta giocatore, gli offro praticamente di passare a fine contratto da noi. Gli offro 40.000 di stipendio con giocatore per il turnover. Vediamo se accetta. Giusto per prendere un giocatore comunque di valore a zero, che fa sempre comodo. Poi chi lo sa, magari scopriremo che è pure forte da utilizzare in campo. A me interessa molto Alen Halilovic, che magari qualcuno di voi già conosce, del Barcellona B. È un grandissimo talento quest'anno su FIFA 15 e io lo vedo un po' come un nuovo Iniesta e quindi sarebbe perfetto come sostituto di Barkley nel ruolo di centrocampo. Vabbè, qua ci sono alcuni giocatori che visionavo da più tempo, però c'è Ravel Morrison che è in scadenza fra 6 mesi e lo vorrei molto nella mia squadra perché comunque ok che ci sono Barkley e Klaassen che stanno facendo molto bene, però magari usare Klaassen come sostituto e mettere uno molto rapido e forte come Ravel Morrison non sarebbe una cattiva idea. Boh, prima devo. Perché se vale veramente così tanto sarà un po' un casino riuscire a comprarlo. Comunque beh, io provo a offrirgli 5 milioni, vediamo. Giusto per far muovere intanto un pochino il mercato. Poi ultimi sono Babacar e Lacazette. Beh, Lacazette mi piace tantissimo come giocatore, però in questo momento il suo valore è altissimo. E lo vedo un po' come il sostituto in futuro di Eto'o, a differenza di Lukaku, che non mi ha convinto moltissimo. E poi c'è Babacar che è in scadenza, lui lo vorrei già prendere adesso. E vediamo al posto di chi, magari con uno scambio con Kone, adesso vediamo. Vediamo quanto mi danno di valore per Kone. Kone me lo danno che vale 3 milioni. Babacar con 2 milioni riuscirei a portarlo a casa, quindi forse proporre lo scambio sarebbe un errore. Quindi inizio a offrire già 1 milione e 8 per Babacar e poi intanto aspetto offerte dall'esterno per Kone. Va bene, allora io faccio comunque la formazione, andiamo a fare quest'ultima partita, poi guarderemo giusto qualche boccone di mercato, ma poi dovremo subito lasciarci perché l'episodio sta già durando parecchio. Però voglio comunque farvi assaporare un po' di calciomercato già in questo episodio. È molto molto difficile affrontare l'Hull City, ve lo dico. Qua Baines salva il risultato. E poi arriva un fallaccio. Fallaccio! Questo non è un fallo, è un fallaccio, porca miseria. Si è fatto anche male, Bane. Che cazzo fa l'arbitro? Non ammonisce sto giocatore? Ma minimo ammonire. Che cazzo di senso aveva lì falciarlo?
in difesa. Comunque, vabbè, chi se ne frega, ripartiamo con Campbell. Campbell supera tutti. Campbell cross in mezzo, Eto'o di testa, parata di Subasic. 0-0 ancora. Lul City mi sta parecchio antipatico perché è una squadra che veramente ti mangia ogni metro e non ti permette di giocare con fluidità e in maniera rilassata. Sei sempre molto molto nervoso quando giochi con una squadra così. Mirayas, Coleman, palla su, Eto'o, sterza, deve superare il difensore che però gli rimane attaccato al culo. Il tiro di Eto'o, Samuel, Eto'o, grandissimo gol in questo caso. Di sinistro, difensore però è stato molto bravo perché gli è stato addosso tutto il tempo. Guardate, non si è fatto fregare, però poi Eto'o con la sua rapidità allora se l'è messa sul sinistro, nessuno se l'aspettava. Arriva il gol al 55esimo dopo un primo tempo giocato forse un po' meglio dall'Hull City. Seconda partita fuori casa dopo quella col Newcastle, i tifosi comunque si sono fatti sentire, sono stati presenti. E purtroppo con Newcastle sono svaniti 3 punti, che prima sono diventati 1, poi 0. Adesso dobbiamo evitare di fare lo stesso errore, ma è molto difficile perché tutte le volte che segno poi FIFA mi punisce quasi. Palla in mezzo. Qua falli ovunque, l'arbitro non fischia mai. Allora va bene. Va bene. Ho già capito cosa vogliono ottenere questi qui. Ti prego, Klaassen, hai 128.000 di colpo di testa, non puoi non prenderla. Eto'o, lottatore vero, Eto'o. Non ci credo, non ci credo. Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non ci crederò mai che hanno fatto gol, non ci crederò mai. Qua proprio dovevano segnare, era una legge scritta. È stanchissimo. Ma dai, Yanusai che invece è fresco. Yanusai. Yanusai. Cross. Dentro. Ti prego. Il tiro. Uno pari. Esulta Lul City come se avesse vinto la Champions. E fa bene. Perché non si meritava niente in questa partita. E vabbè. Peccato. In due partite siamo passati dall'aggancio possibile al terzo posto a ritornare settimi. E lo Spurs intanto è crollato, mentre il Newcastle dopo aver vinto con noi è andato addirittura al secondo posto. Siamo a meno 10 dallo United, abbiamo una partita in meno. E qualora dovessimo vincere questa partita, potremmo andare a meno 1 dal City che è quinto. Comunque siamo tutti in un fazzoletto, davvero, tutti a distanza di pochi punti, però è ovvio che in questo momento bisogna tornare a fare punti, bisogna tornare a vincere. Qua arriva un'offerta, un prestito per Ondoa, accetto perché è un portiere che comunque deve fare più esperienza, deve avere un po' più tempo. Poi Ewit 1.600.000 e cerco di offrirgli lo scambio con l'altro terzino destro che abbiamo, quello giovane, non tanto forte. Ecco, Pennington. E gli offro boh, 750.000 è pure in scadenza, quindi non mi devono rompere le scatole. Poi Babacar vogliono 2 milioni. Crescita giocatore. Baines infortunato per 5 giorni. Andiamo avanti di qualche giorno per vedere che cosa risponde il mercato in questi primi giorni. Intanto rifiuto un'offerta alla nazionale, arriva un'offerta per Alcaraz e in questo caso non voglio neanche aumentare l'apposta, accetto subito per levarmi di dosso questo giocatore che tanto non abbiamo mai usato. Poi il Barcellona B chiede 11 milioni per Halilovic, sapevo che mi avrebbero chiesto tanto ma non immaginavo così tanto. Provo a offrirgli 5 milioni, vediamo cosa mi dicono. È un giocatore che comunque voglio assolutamente provare a prendere. Poi la Lacazette 30 milioni mi chiedono, io non saprei bene cosa fare, secondo me sono tantissimi soldi, forse un po' troppi. Potrei sicuramente utilizzare Lukaku per arrivare alla Lacazette, però Lukaku
è comunque un gran giocatore, un ottimo giovane. Mi dispiacerebbe comunque sacrificarlo per poi doverci comunque inserire ancora tanti milioni prima di arrivare alla casetta. Mi sembra un po' esagerato. Interrompo la simulazione, rientra dal prestito Hope, accetta l'offerta di pre-contratto Delph e va bene, dai, lo prendo. Poi West Ham rifiutano l'offerta. Andiamo un secondo su Morrison, che è un giocatore che io assolutamente voglio provare a prendere. Invece accetta la Fiorentina l'offerta per Babacar. Ok, andiamo su Babacar. 25.000, ok, 4 anni, lo metto giocatore per il turnover. Speriamo che arrivi un'offerta per Coné, in modo che se ne vada via e lasci un po' di spazio a Babacar. Avanziamo, abbiamo ancora 2 giornate prima di una grande sfida contro il Southampton. Allora, accetta l'Ipswich Town la nostra offerta per Hewitt e lo metto come futuro componente prima squadra, 5 anni di contratto a 4.000 euro di stipendio. Giocatore venduto Alcaraz, ok, va bene. Avanziamo ancora. Non ci sono altre email. Allora, al momento succede che abbiamo preso già Delph per l'anno prossimo, però quindi in questo caso non lo possiamo ancora utilizzare. Dobbiamo aspettare che finisca la stagione prima di averlo. E poi stiamo cercando di prendere Babacar. Ci sono un paio di giocatori in vendita che però ancora in questo momento non sono arrivate delle offerte per loro. Quindi ovviamente siamo appena all'inizio del mercato. Boh, aspettate, devo fare un'ultima cosa. No, non cerca giocatori, ma vendi giocatori. Perché è tornato dal prestito un giocatore che, se non sbaglio, si chiamava Hope. Eccolo qua, lo rimando in prestito. Ah, però c'è il contratto in scadenza. Allora, intanto gli offro un nuovo contratto. Ok, poi quando accetterà il contratto lo manderà in prestito. Mando in prestito anche Benzia, che sennò non gioca mai. Boh, direi che per il momento è tutto. Non perdetevi il prossimo episodio perché ci saranno partite e soprattutto tanto tanto calciomercato. Lasciate un mi piace al video e ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi.